Bentornati al Board Game Studio, lo studio televisivo allestito da Lucca Comics and Games in collaborazione con Giogonomicon.net. Siamo con Emilio Fabbri e Fabio Bottoni, che sono gli autori di Walkthrough. L'ho detto già bene? Ah, perfetto. Allora, ragazzi. Che vuoi sapere? Ah, cosa voglio sapere io? Io voglio sapere il pubblico. E voi dovete rispondere. Vabbè, Walkthrough è nato un po' da l'idea, dalla passione che ho io, ma penso che di ruolo, che sono anche già gli RPG per console, da Final Fantasy a un Dragon Quest, a recente Fantasy Life, ai Chrono Trigger e simili. Sono molto belli, però magari hai una bellissima ambientazione delle meccaniche che ti piacciono e hai quella storia che puoi farne magici GDR. E quindi Walkthrough cerca di riprendere delle meccaniche semplici e le ambientazioni di JRPG per trasportare il gioco da tavolo e permettere di creare le avventure come siamo abituati magari a un più fantasy, Dungeons & Dragons o a recente Numenera. Ok, e il sistema è sempre quello dei minigames? No, ha un suo sistema nuovo basato sul lancio di D12, perché da D-City in poi abbiamo sposato la causa l'abbandono del D12, distantissimo. È vero, sapevo che c'è proprio un movimento d'opinione, esatto. Ci sono anche parecchie petizioni online. Esatto, quindi no, utilizza un suo sistema con D12, ma molto semplice, in realtà i personaggi, ma distrazioni, i giocatori decidono quale azione farà il proprio personaggio, proprio come scegliere un comando, ad esempio in Final Fantasy Tactics, e tirano due dadi da 12, sommando una caratteristica legata a quell'abilità, a meno che la situazione non sia contraria o favorevole al personaggio, la tirano 3 dadi da 12, si prendono i migliori o i due peggiori. L'unica regola praticamente. Ok, senti, visto che comunque è già una cosa molto, molto originale di per sé, anzi, aggiunge un livello, uno strato. Normalmente il gioco di ruolo è basato su un'ambientazione che è di un qualche tipo, può essere il fantasy, la fantascienza. Qui è basato su un videogioco, su videogiochi che si basano su ambientazioni fantasy. Quindi in realtà, abbiamo creato un'ambientazione, però, che cerca di riprendere le tematiche, le atmosfere tipiche dei JRPG. Ok, e magari fateci qualche esempio, così almeno riusciamo a contestualizzare. In realtà nel manuale noi abbiamo cercato di rappresentare 6 mini setting, diciamo così, 6 piccole ambientazioni. L'idea alla base era come facciamo a rendere la stessa atmosfera che si trova in un JRPG, dove quando cambi schermata, quando cambi diciamo zona, mappa del mondo, cambia anche il contenuto dell'ambientazione. Allora, piccolo trucco che poi si è rivelato il fondamento dell'ambientazione è stato il pianeta primordiale, diciamo, su cui è nato Walkthrough, è esploso. La crosta terrestre si è staccata, è rimasto un nucleo centrale luminoso che è diventato a sua volta il Sole, e i pezzi di crosta terrestre hanno cominciato a orbitare attorno a questo nucleo centrale. Ovviamente, continuando a vivere indipendentemente dal resto del pianeta, ogni piccola isola, che vengono chiamate così adesso, ha sviluppato una propria società, una propria cultura, un proprio setting. Quindi da questo cataclisma si sviluppano i primi 6, speranza poi che i giocatori stessi, i master stessi, ma anche noi con successive edizioni, si possano implementare, e ognuna è un piccolo mondo a sé stante. L'ambientazione ti racconta che fino a quando non avviene l'invenzione dell'aeronave, altro elemento tipico dei JRPG, le isole si sviluppano indipendentemente, quindi troverete nel manuale un mondo che ricorda un po' il Medioevo, un mondo che invece ricorda più il Giappone medievale, uno post-industriale, un po' steampunk, insomma ogni isola ha la sua caratterizzazione, sono 6 piccoli mondi in cui ambientare le proprie abitudini. Questo per includere proprio tutte le tipicità in genere degli RPG su videogioco. Precisamente, sì. Ecco, ma una cosa che mi viene in mente, allora, il gioco di ruolo come medium, diciamo, è soprattutto caratterizzato dalla piena libertà. Mentre i giochi di ruolo da videogioco, insomma, videoludici, sono, proprio perché videogiochi, insomma, sono prefissati, hanno scelte, hanno binari.
E come avete conciliato queste due visioni differenti? Ma appunto, noi abbiamo dato un regolamento molto semplice che permette di ricreare certe dinamiche, a volte con delle regole che richiamano moltissimo le console. Cioè, ad esempio, i poteri speciali dei personaggi sono proprio cose che in un gioco di ruolo comune non esistono, ma vanno dal salva al setta la scena in cui sei a un livello più facile per sconfiggere più facilmente mostri. E si attivano in realtà però con premi legati all'interpretazione corretta del ruolo che il personaggio ha all'interno al gruppo, perché oltre a tutte le professioni classiche JRPG, ogni personaggio ha un suo ruolo specifico nel gruppo, che può essere la guida, il tenebroso, il ghiotto, queste cose, questi stereotipi. Quindi se avete creato più che degli archetipi sulle abilità, li avete creati sulla funzione che hanno nella storia? Sì, abbiamo concentrato molto su quello, perché poi per noi le quasi 40 professioni che sono dentro il manuale, un personaggio nel tempo può anche svilupparle tutte senza nessun problema. Peraltro non squilibra nemmeno il gioco un personaggio con molte professioni con altri personaggi con poche. E mentre appunto creando questa ambientazione, che queste isole separate tra loro, che di recente sono rientrate in contatto grazie alla creazione delle aeronavi, quei binari classici delle storie del JRPG non ci sono più, perché è possibile fare avventure, trame, come nei GDR normali. Quindi siamo riusciti a svincolare questa cosa, pur mantenendo le atmosfere e le dinamiche dei JRPG. Ho capito, quindi diciamo è come se deste la libertà agli appassionati dei JRPG di fare quel salto all'esterno che non potevano fare nel videogioco. Infatti uno degli obiettivi è un po' ambizioso, diciamo, uno dei sogni sarebbe avvicinare al mondo del gioco di ruolo dal vivo anche chi lo ha scoperto solo tramite console, con computer, tramite videogiochi, e sono abituati, in realtà sono già pronti ad affrontare un gioco di ruolo cartaceo, un gioco di ruolo dove è la loro fantasia a fare la storia, ma magari forse per diffidenza, forse per non conoscenza, se ne sono sempre tenuti lontano. Ecco, Voltru vorrebbe strizzare un po' l'occhio anche verso di loro dicendo: guardate, questo è quello che avete sempre fatto, questa volta però fatelo voi, raccontatela voi la storia. Insomma, fare un trade union, fare un ponte per questa gente per arrivare al gioco di ruolo classico e da tavolo. Esatto, sarebbe un po' il sogno di Voltru. Va bene, vediamo anche un po' all'interno del manuale, chi fa gli onori di casa. Vai Fabio, faccio io. Lo teniamo qua. Sì. Che vedo che ha una grafica molto accattivante. Sì, abbiamo scelto questo tipo di grafica perché ricorda abbastanza alcuni tra i più famosi. La prima parte è tutta appunto ambientazione, dove viene spiegato la storia del mondo, perché si è distrutta in seguito praticamente a una guerra sacra. Ogni isola ha una sua immagine che ne riprende lo stile con sopra un personaggio, e una mappa che abbiamo cercato di rendere in stile primi JRPG. Sì, chiaramente anni 80. Sì, chiaramente anni 80. Come anche la scelta di carattere, vedo. Sì. Questa è quella classicamente medievale. C'è un'isola che è il Giappone feudale. Poi ogni isola, come proprio nei JRPG le regioni, ha i suoi mostri, perché ogni isola ha un portale verso un'altra dimensione chiamata server, che da cui fuoriescono mostri che poi lasciano il loro classico loot, e le professioni di crafting possono creare gli oggetti. Questa è l'isola desertica. Sì, anche la terminologia, la abbiamo cercato di essere più vicini a quel mondo possibile. Infatti la divisione temporale, ma la stessa ambientazione, come i portali si chiamano proprio server. Le scene si dividono, diciamo l'avventura si divide in capitoli, scene, avventure, ma quando ne completi un ciclo è un disco, come si cambiava un tempo disco nella console. Quindi si finisce un disco e se ne comincia un altro. Questi sono appunto i ruoli che ti dicevi prima, il burbero, l'idealista e il tenebroso. Strano, sono diversi, questi sono unici, i due personaggi non possono avere lo stesso, il saccente, un po' di stereotipi anche di anime e manga, di cui poi insomma i JRPG sono figli. Un po' di abilità fino ad arrivare a quello che è un po' il cuore del sistema, che è forse lo troverò, che sono le professioni. Ok, abbiamo professioni. Queste sono quelle di crafting, per poi passare a quelle di combattimento, dallo spadaccino, il paladino, il pistolero, anche quelle un po' più legate alla magia,
necromanti. Ecco, il sistema magico, perché visto che la magia come funziona molto spesso nei JRPG, come avete risolto? Anche lì non esiste, diciamo, la classe mago in sé per sé, perché effettivamente i JRPG non la contemplano, anzi hanno sempre più spesso, diciamo, il mago specializzato in una certa cosa, che può essere appunto l'iniziato della fiamma, del gelo, del fulmine, piuttosto che il necromante, come diceva Fabio, e lo stregone, quindi ogni tipo, il guaritore, insomma, il mago bianco, il famoso mago bianco che ci insegna, ci ha insegnato Final Fantasy. Ognuno di essi ha la sua, è una professione a sé stante, quindi non c'è, così come i guerrieri non hanno il guerriero, ma sono professioni effettivamente, quindi un barbaro è un barbaro, un soldato è un soldato, lo stesso per i maghi, quindi anche il sistema, che fra l'altro non cambia di una virgola, cambiano le abilità che utilizzano, cambiano le statistiche su cui si basano, ma i tiri di dado e il funzionamento della magia è tale quale al sistema di combattimento che può usare un guerriero piuttosto che un ladro, un ninja o le altre classi, diciamo, che combattono mischia fisicamente. Quindi i tiri di dado e anche le meccaniche della magia sono identiche, quindi un altro passo per semplificare un po' il regolamento, pur lasciando una grande personalizzazione del personaggio. Sì, appunto, l'incantesimo è semplicemente un comando che un personaggio può usare, come un comando è l'attacco di spada più potente o il colpo con entrambe le asce. La classica tabella con la freccettina e le varie... Esattamente. Si sceglie il comando. E poi un'altra caratteristica che abbiamo voluto mettere, per, è stata un'idea di Emilio, per sposarsi ancora di più ai JRPG, è la creazione del party, che non è come nei normali giochi di ruolo, o meglio. Quindi non ci sta la solita taverna dove tutti si incontrano per caso. No, ma proprio a livello di creazione, perché sì, puoi fare, ogni giocatore fa il suo personaggio, come è classico, però abbiamo trovato nel corso degli anni un po' di problemi del tipo, mi è morto il personaggio, per rientrare in avventura ho da aspettare la sessione per essere reinserito. Oppure dove in genere, dove prima il gruppo era diffidente con tutti, arriva questo improvvisamente. Perché non ti unisci a noi? Siamo tutti amici e perciò felici da lì. Oppure gioco da mesi il guerriero e mi sono un po' stancato dello stile di gioco. Inoltre è possibile creare fin da subito due personaggi a testa, oppure un numero di personaggi pari al numero di giocatori più 3. E di capitolo in capitolo scegliere qual è il party... Ah, bene, che sarà sì. attivo, mentre gli altri saranno in riserva come nei classici proprio da tipico del JRPG. Sì, e questo però, oltre a sposarsi molto con lo stile che volevamo dare al gioco, ovvia i due difetti che ti dicevo prima, che possono capitare problemi che magari possono capitare durante le partite normalmente. E non solo nel gruppo, quando si crea i ruoli stessi ti danno come indicazioni anche la creazione di legami già attivi nel gruppo, quindi anche una sorta di aiuto nel creare quel famoso background del gruppo, che in molti giochi in realtà viene messo in secondo piano, cioè noi ci troviamo, cominciamo a fare avventure, ma perché? Qual è il passato di questi personaggi? Qui avendo dei ruoli ben definiti, una guida, l'eterna amica, insomma, cioè in tutti i JRPG l'eterna amica che magari è innamorata del protagonista, ma non c'è trippa per gatti. Allora qui ti fa già creare un legame. Una caratteristica molto nipponica, esatto, questa. Esatto. Infatti i giapponesi hanno inventato la friendzone molto prima che diventasse mainstream. Comunque ti dà una mano, ecco, in questo senso, a creare già un po' di gioco ancora prima di iniziare a giocare. Benissimo. E c'è qualche altra cosa che volete aggiungere sul gioco? Che... Ma l'unica cosa è che anche il compito del narratore, che qui si chiama sviluppatore ovviamente, perché sì, non si possono chiamare diversamente, è molto facilitato da una serie di regole, di meccaniche che limitano il suo compito a, sì, ovviamente, la gestione dell'ambiente, la descrizione dell'ambiente e di cosa avviene, ma lui non tocca mai i dadi, non c'è mai un tiro di dado da parte sua, ma ciò che mette di fronte ai personaggi sono delle sfide, sia che sia una situazione, che sia una trappola, che sia il mostro, il PNG, e anche la creazione di PNG è semplicemente decidere quel PNG che grado di sfida è per, che livello di sfida è per i personaggi, e che sarà poi la soglia del tiro di dado per tutte le azioni che dovranno fare, da un attacco a una parata all'utilizzo di un'abilità per ottenere qualcosa da lui. Quindi anche da quel punto di vista abbiamo cercato di semplificare al massimo il lavoro per dare più spazio alla storia, all'interpretazione, e poi appunto valuta la corretta interpretazione del ruolo del personaggio, premiando con delle medaglie. Le medaglie poi possono essere usate per riuscire meglio nelle azioni,
combinare comandi per fare delle combo, che è una cosa classica, o appunto per attivare quei poteri segreti che ti dicevo prima, che sono tipici dei giochi da console, quindi appunto il salva, il 9999, la limit black, il fanservice, lo spoiler e cose simili. Ah, bene, molto, molto carino. Insomma, una buona idea. E questo lo state presentando qui a Lucca per la prima volta? Sì, è uscito qui a Lucca. Esce ora a Lucca e diciamo per ora la risposta del pubblico è stata piuttosto positiva, lo percepiscono effettivamente come quindi quello che tu un po' di novità. Quello che tu dicevi, quello anzi che volevate voi, di attirare un certo tipo di pubblico per portarlo nell'arena del gioco di ruolo, diciamo, sta funzionando? Sta funzionando già nell'approccio, poi magari ci pensano, magari forse non lo compreranno adesso, o magari diciamo i primi intraprendenti lo fanno, però già anche solo introdurgli l'argomento dicendo tu hai mai giocato in un JRPG, cioè è facile avvicinarli in questo modo qui e magari tirarli dentro in questo mondo che è il nostro e che vorremmo che fosse condiviso anche da loro. Ok ragazzi, se non volete aggiungere qualche altra cosa possiamo anche salutarci qui. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi e per averci presentato il vostro nuovo gioco. Vi auguro buona fortuna per la presentazione qui a Lucca e per tutto il resto. Grazie. Ciao. Ciao Fabio. Grazie. Ciao Emilio. Ciao ragazzi.